Prima di arrivare alla politica italiana abbiamo molte cose da raccontare, vi torniamo anche alla direzione del PD, a quello che ha detto ieri Renzi, però oggi la notizia sostanzialmente è Vittorio Feltri, nel senso che oggi Vittorio sul suo giornale scrive un pezzo a Virginia, si rivolgendosi a Virginia Raggi perché è stato rinviato a giudizio per quel titolo rivolto alla Raggi. Io non so mai queste questioni, quando arrivo mai a giudice dei tribunali non mi convincono mai. Detto questo, come dissi all'epoca, Vittorio, lo sai, non mi piacque per niente quel titolo e continua a non piacermi per niente. Volevo capire se tu, al di là La di patata tutto, bollente, dato che non lo vuoi pronunciare. era patata bollente il titolo, che naturalmente è un termine, Feltri dice, è un termine comune, è vero, è un termine comune, lo usiamo tutti noi nel discorso, nei discorsi, dopodiché messo in quel modo lì, era, direi, per usare un tuo aggettivo, Vittorio, sia fattuale che allusivo, diciamo. Guarda è chi legge che pensa male, non chi scrive. Insomma, lo rifaresti quel titolo? È E un poi brutto. devo dire, ma no, ma intanto non capisco perché continuate ad incolpare me per questo titolo che non ho fatto. E io non sono neanche il direttore responsabile perché ce n'è un altro che si chiama Senaldi, quindi io posso fare eventualmente delle proposte che poi vengono vagliate e Tu non approvate l'avresti se è del proposto caso. quel titolo Quindi lì? io non c'entro niente. Ma sì, ma perché devo parlare avrei o non avrei? Io parlo delle cose che faccio, non di quelle che forse avrei fatto o quelle che forse farò. Il problema vero è che il termine patata bollente è stata usata dalla Gruber riferita alla Boschi e in quel caso è andata bene. Chissà perché invece in questo caso non va bene. Posso Quindi dire una cosa? Ma perché c'è evidentemente un'allusione? c'è della A me. malizia, no, c'è della malizia in chi legge. In tutte voi, poi adesso addirittura si fanno i processi al vocabolario e questo non mi stupisce che si vada a finire in tribunale per una patata bollente che quando invece è una patata lessa.